il dono della scienza. Ecco, noi abbiamo il libro, abbiamo due libri noi, oltre quello della rivelazione. Ce ne sono altri due libri, perché tre sono i libri della rivelazione. Libro delle scritture e rivelazione. C'è la creazione, che è il libro prima della rivelazione di Dio. Dice l'Apostolo Paolo ai Romani, capitolo primo, che l'uomo, versetto 20, attraverso le cose visibili ascende alle cose invisibili. Dio ha creato l'universo e ha lasciato le sue orme, le sue vestigia in tutte le opere sue. Tutte portano alla sua firma. Però non è facile all'uomo leggere la firma di Dio e vedere in trasparenza la presenza di Dio. Dice il Libro della Sapienza, capitolo 11, lo Spirito di Dio è in tutte le cose. Dio ha creato tutte le cose buone, dice il testo, e nessuna cosa è cattiva, perché da Dio buono procede sempre cose buone. E aggiunge il Magistero della Chiesa, anche il diavolo fu creato buono da Dio, perché non può creare una cosa cattiva. Divenne cattivo da se stesso, per la sua scelta, perché era un essere intelligente libero. Però uscì buono dalle mani di Dio. Ora la firma di Dio e la presenza di Dio, dello Spirito di Dio, attestata dalle Scritture, è presente in tutte le cose. Signore, tu ami tutte le cose, tu sei l'amante della vita. Se tu le cose non le avessi amate, non le avresti neanche create. Per cui tutto ciò che esiste è buono. Questo serve anche per combattere tante eresie e per combattere tante credulità nostre. In natura tutto è buono. E se c'è qualche cosa di inquinato, può tornare subito buona quella cosa con la preghiera. Ce lo attesta Paolo. Con la preghiera tutto quello che è inquinato diventa buono. Dunque nessuna paura. Quella paura che tante volte ci prende. Non toccare questo, non toccare quello, attento a questo, attento a quello. C'è il demonio qua. No. Tutte le cose sono buone. Non ci sono piante cattive, elementi cattivi, ma se c'è qualcosa di inquinato per l'attività del marigno o per la cattiveria degli uomini, con la preghiera tutto si scioglie e diventa buono come era. Questo è per nostra sicurezza e per evidenziare tutte le demonofobie che attraversano il cuore dell'uomo anche oggi. Nessuna demonofobia, tutto è buono. O se non è buono, può diventare buono se noi preghiamo. Tutto viene santificato con la preghiera. Questa è chiusa la parentesi. E allora, tutte le cose sono buone. Se tu non le avessi amate, non le avessi neanche create, e il tuo spirito è in ogni cosa. Dunque in ogni cosa c'è lo spirito di Dio. Ecco perché sono buone tutte le cose. Perché sono punti terminali dell'amore di Dio e tutti riflettono la bontà di Dio, gli attributi di Dio. I santi penetravano tutte le cose e vedevano gli attributi divini in tutte le cose, le vestigie di Dio. Per esempio San Bonaventura, ma anche tanti altri santi, vedevano nelle cose tridimensionali le vestigie della Trinità,
la bellezza di Dio, la bontà di Dio, la provvidenza di Dio, cioè tutte le cose in trasparenza portano Dio. Col dono della scienza noi penetriamo le cose create e senza essere intrappolate dalle cose create perché diventano per noi opache, queste cose, lungi dall'intrappolarci, diventano trasparenti e sono riflesso del volto di Dio, della bontà di Dio, degli attributi di Dio, della presenza amorosa di Dio. E allora tutto è bello. In tutte le cose noi vediamo Dio, nessuna cosa ci nuoce. Tutto è bello, nessuna cosa è brutta. La cosa brutta è dentro di noi, ma non è nelle cose. Ecco, allora col dono della scienza noi penetriamo nelle cose create e vediamo il riflesso di Dio. E attraverso le cose visibili ascendiamo alla realtà invisibile. Il libro della sapienza condanna gli uomini, come più tardi sarà Paolo a condannare gli uomini, soprattutto i sapienti, i quali attraverso le cose visibili non sono scesi alle cose invisibili. Sei miserabile uomo, dice il libro della sapienza, o sapiente che vedevi il sole, anziché postrarti davanti al sole ed edificarlo, perché non ascendevi all'autore del sole? Tu sei stato conquistato dalla bellezza degli astri. Perché attraverso la bellezza degli astri non sei assurdo a colui che creò gli astri? Ecco che noi, col dono della scienza, penetriamo il creato. Il creato è trasparente. Vediamo Dio e adoriamo il Signore. È un dono meraviglioso. Secondo effetto di questo dono è che vediamo Dio così anche in tutte le cose, ma questo vedere Dio in tutte le cose ci porta alla lode. Ricordate i salmi, benedite opere del Signore, Signore, i cieli benedicono il Signore, benedite i cieli, il Signore, benedite acque, il Signore, benedite mare, il Signore, rocce, benedite animali, benedite il Signore, ossia tutto diventa un canto per il Signore. Pensate a San Francesco, laudato sia mi Signore per frate sole, lo quale è bello, radiante e forte. Laudato sia mi Signore per sorella acqua, tutte le creature che poi vedrebbero il dono di pietà, diventano fratelli e sorelle, tutte le creature ci spingono a lodare il Signore, perché in tutte le creature c'è il richiamo al Creatore, c'è qualche cosa del Creatore. Siamo noi che intrappoliamo, o meglio, restiamo intrappolati dalle creature e non assurgiamo al Creatore. Un episodio, tanto per tornare un po'. Quando Cristina di Svezia andò a visitare San Giuseppe da Copertino, San Giuseppe da Copertino allora chiese alla sovrana di mangiare una volta per lui, e il superiore concesse di pranzare così padre Giuseppe con la sovrana che stava qua e lui di fronte. E allora, mentre San Giuseppe de Copertino stava per mangiare, guardando la sovrana, fu inebriato dalla bellezza della sovrana e se ne andò in estasi. Come è finito? E allora dovette correre il superiore e ordinargli di scendere. Lui scese, ma che cosa è venuto? Sta guardando la sovrana, ho visto la bellezza di Maria e anche la bellezza di Dio, per cui fui rapito non tanto dalla sovrana quanto dalla bellezza di Dio. È un episodio per dire che tutto ciò che può sedurre l'uomo non seduce più.
Tutte le cose belle non possono sedurre, perché in trasparenza vediamo Dio. E allora andiamo. Ci fa vedere il dono della scienza, l'intimo dell'anima nostra, ci fa vedere ciò che è negativo e ciò che è positivo. Una volta Santa Gemma Galgani chiese al Signore di vedere la bellezza dell'anima in grazia. Siccome il Vangelo sempre parlava della bellezza dell'anima in grazia, fu tanto invaghita Gemma che un giorno chiese al Signore: Signore, fammi vedere la bellezza dell'anima in grazia. E un bel giorno, aveva dimenticato questa preghiera, un giorno vide una grande luce e allora pensò che fosse la maestà di Dio. Subito si buttò per terra: ti adoro Gesù mio, ti adoro mio Dio. E l'angelo disse: ehi Gemma, non essere idolatra, eh? Che cos'è? Quella è l'anima tua, l'anima in grazia. Credeva che fosse Dio. Ecco, la presenza di Dio in un'anima può inebriare la persona. Io vedo la presenza di Dio dentro di me, il fulgore di Dio, la luce di Dio. Come Dio può fare vedere anche ciò che è negativo in noi, Gemma ebbe pure questa visione del suo peccato, e quando vide questa visione orribile del peccato, allora nella luce dello spirito andò nel vocabolario, perché non poteva trovare un'espressione adatta a quello che aveva visto, e diceva: padre Germano, il suo confessore, padre Germano, io non trovo la parola adatta per esprimere quelle che sono nella luce di Dio. Finalmente trovo una parola, che tamaio. Ah, questo un po' si avvicina a quello che io sono. Ecco, nella luce divina si vede il bene, si vede il male, si penetra dentro di noi. Ancora, si arriva a penetrare anche nelle persone, cioè Dio può far vedere lo stato di una persona, però non è l'intuizione naturale, non è la perspicacia naturale, e neanche un dono paragnostico, no, è un dono di Dio, accompagnato in genere, quando si fa la diagnosi, da un grande amore, proprio per un fine soprannaturale, cioè in vista di un bene soprannaturale. Per cui qualche volta noi abbiamo il dono della cardiognosi, che è un dono proprio appartenente alla scienza. Cardiognosi, la penetrazione dei cuori. Padre Pio conosceva anche i cuori, aveva questo dono della cardiognosi, è un ramo, un'espressione del dono di scienza. Qualche volta si può vedere il peccato di una persona. San Giuseppe da Coprini vedeva una persona: vatti a confessare perché hai questo peccato. Tanti confessori hanno anche questo dono, che di vedere il peccato, però sono i confessori santi, io non ce l'ho. Ancora, a questo dono si connette pure il dono di conoscenza, la parola di conoscenza che noi abbiamo talvolta nei nostri gruppi. Qui bisogna usare molta attenzione, io non mi voglio fermare sul dono di conoscenza, qualche volta ne parleremo per vedere quali sono i segni di un autentico dono di parole di conoscenza, perché si possono mescolare al dono della parola di conoscenza altre, cioè possiamo dire, altre doni naturali, paragnostici, si possono mescolare anche altre così rivelazioni che vengono da altre fonti. Per cui bisogna essere molto attenti per sapere se quel dono di conoscenza viene da Dio o non viene da Dio. Comunque il dono della conoscenza, ossia la parola di conoscenza immediata, così detto,
il termine esatto è questa conoscenza, parola di conoscenza immediata, perché non viene dato prima, è all'istante che viene dato. Signore, sta guarendo questa persona. E allora ecco, il dono di conoscenza immediata si collega al dono della scienza. Credo che di aver detto un po' così tante cose. Come si fa a coltivare questo dono? Innanzitutto non bisogna restare nell'ignoranza. Il dono della scienza comporta che noi studiamo i misteri di Dio, che noi ci aggiorniamo sulle cose di Dio. Così viene così coltivato il dono della scienza, ma soprattutto si coltiva il dono della scienza nella preghiera e nella riconcentrazione, cioè quando noi siamo sbadati, quando siamo superficiali, quando camminiamo così a zonzo, dilettandoci dalle cose, lì non c'è posto per il dono della scienza. Il dono della...